Dalla prossima settimana riprenderà il cammino per la stagione 2019-20 dell'Acqua e Sapone sotto la guida di Bellarte. Un ritorno, squadra molto cambiata ma non del tutto. I vari Mammarella, Calderolli, Capitan Murillo, Pinto, Villino, Coco Wellington e così via sono ancora in nerazzurro, anche se l'impostazione generale ha subito delle modifiche. Pezzi da 90 come Lima e Lucayan, solo per citarne un paio, hanno lasciato spazio a gente dall'altrettanto gran qualità come Nicolodi, Esulito, il pivot azzurro giovane promesso Winou, ma ancor più al bomber di razza Goi, brasiliano capocannoniere in Portogallo. Squadra e società ancora una volta solidissime ai nastri di partenza, ne riparleremo a breve per un torneo quest'anno a 16 squadre che inizierà il 21 settembre, preceduto dall'assegnazione della Supercoppa con protagoniste ancora Acqua e Sapone e Pesaro il 14 settembre, gara secca nelle Marche. In A c'è l'altra abruzzese, ex Color Max Civitella, ora Pescara, giocherà al Palarigopiano. La società del Presserecchia ha mutato il nome, ma la squadra è rimasta in gran parte quella che era. Oltre Ferreira, Santa Croce, Dall'Onderra, a tempo pieno Galliani, l'impalcatura è la stessa, con logicamente in panchina il confermatissimo Palusci. In A femminile, da Marzuoli ad Aldo Di Pietro, il Montesilvano agguerrito e vice campione d'Italia non avrà più il trio Gaiardo, Dayane e Cortez, ma si avvarrà delle prestazioni del duo Lusilea, pluridecorata campionessa, chi non la conosce, Sciascio, e non solo. In A2 maschile a rappresentare l'Abruzzo ancora la Tombesi Ortona, il cui tecnico sarà Marzuoli e che ha confermato il trio Adami Silveira Pizzo, riproponendo il pivot Piove San e vantando una perla tra i pali, Putano, Chapeau. Girone difficilissimo per i gialloverdi che comunque ci proveranno. In ambito femminile, note dolenti, scritte in A2 a fatica la neopromossa Francavilla, scompare per rinuncia il centro storico Montesilvano e a tal proposito in B, dove ribadisce la sua presenza la Real Dem Montesilvano e dove sordirà la matricola Free Time L'Aquila, altre due abruzzesi abbandonano, un gran peccato, il Città di Chieti dopo un'eccellente stagione da esordiente e il neopromosso San Buceto, segnali che fanno solo male a una regione nel calcio 5, leader da anni e anni.